Benvenuti in questo tutorial dedicato al mondo di internet e nello specifico al mondo dei blog. Sperando di spingervi ad avventurarvi in questo mondo, il nostro obiettivo è quello semplicemente di provare a farvi sperimentare cosa vuol dire creare un blog, un piccolo blog personale, come fare a mantenerlo, provare ad aggiornarlo e vedere un po' quali possono essere le potenzialità che ci sono dietro. Vado subito a rispondere alle prime vostre domande, cioè che cos'è un blog e come faccio ad avere un blog. Probabilmente molti di voi già lo sanno, ma lo diciamo per tutti: i blog non sono nient'altro che dei normalissimi siti internet che hanno lo scopo di divulgare delle informazioni che possono essere di diverse tipologie. Infatti i blog sono principalmente tematici, ci sono blog di viaggio, blog di cucina, blog di moda, blog sull'arte o anche senza un argomento nello specifico, semplicemente l'autore del blog va a raccontare diversi aneddoti di vita quotidiana di qualsiasi aspetto. Normalmente comunque un blog ha sempre un taglio più o meno giornalistico e tematico su un certo argomento. Vi faccio adesso qualche esempio specifico. Per esempio, qua potete vedere un blog dedicato al tema Apple. All'interno di questa piattaforma che si chiama Blogo, infatti c'è la sezione dedicata alla Apple piuttosto che la sezione dedicata allo sport, all'entertainment, al mondo dei motori e quant'altro. Questo è un altro blog famosissimo, lo conoscerete sicuramente, è iniziato tutto da un semplicissimo blog che adesso poi si è trasformato in una piattaforma molto più complessa, piuttosto che, parlando sempre di tecnologia, questo è un altro blog molto famosissimo di questo ragazzo siciliano che qualche anno fa è diventato molto famoso appunto iniziando la sua carriera di divulgatore informatico proprio da un normalissimo e piccolissimo blog casalingo fatto da lui. Torniamo adesso invece a noi. Come vedete qua sotto vi ho messo queste indicazioni che ci serviranno appunto per partire. Che cosa dobbiamo andare a cercare? Noi per poter fare un blog ci sono tre step, tre possibilità, tre strade. La strada che proveremo a intraprendere noi è quella più basilare, quella che si definisce for dummies, quella proprio a prova di tutti, chiunque può riuscirci, e cioè andremo a utilizzare delle piattaforme online di web blogging free. Vedete che ho evidenziato la parola free perché ci interessa che la piattaforma sia gratis. Troverete delle piattaforme a pagamento, delle piattaforme gratis che vi proporranno di pagare qualcosa per avere servizi a pagamento. Assolutamente no, ci sono le piattaforme gratis e noi utilizzeremo solo ed esclusivamente quelle gratis perché non hanno nulla da invidiare a quelle a pagamento. Quindi mi raccomando, gratis. Qua sotto vi ho messo alcuni esempi di piattaforme che hanno sia la versione gratis sia la versione a pagamento. Nello specifico noi invece utilizzeremo questa qua, WordPress, che attualmente è la piattaforma di web blogging più diffusa in tutto il mondo e anche forse una tra le più semplici da utilizzare, ma lo vedremo a brevissimo. Vi ho detto che poi ci sono eventualmente altri due step per la realizzazione di un blog. I due step successivi comportano non l'utilizzo di una piattaforma online, quindi a procedura guidata, ma la creazione proprio a manina, a livello sartoriale, di un vostro blog vero e proprio. Lo step, quello un pochino più sopra di questo, è utilizzando un pacchetto già precompilato che noi poi andremo a customizzare. Lo step invece da professionista è la realizzazione proprio ex novo di una piattaforma di web blogging completamente personalizzata, cucita in maniera sartoriale sulle nostre esigenze. Ma scendiamo al nostro livello e proviamo invece a fare un nostro blog utilizzando appunto questa piattaforma di web blogging gratuita. Prima di incominciare volevo subito fare una premessa perché so già che vi sta frullando nella testa questa domanda: ma cosa ci devo mettere dentro? Perché devo fare un blog? Beh, allora, vedete già subito sotto una risposta generica. Sicuramente in un blog sarebbe carino mettere dei contenuti, soprattutto originali, quindi farina del vostro sacco. Non mi interessa che facciate copia e incolla di contenuti da altri siti, ma preferisco che proviate a sperimentare, a creare qualcosa di vostro, di originale, sia dal punto di vista della scrittura, sia dal punto di vista delle immagini che utilizzerete, sia dal punto di vista di eventuali contenuti multimediali che andrete ad inserire.
Poi, se riuscirete anche a unire l'utile al dilettevole, quindi creare dei contenuti che vi piacciono e che possono essere anche interessanti per altri, quella è proprio la chiusura del cerchio. Come facciamo a trovare dei contenuti originali e possibilmente interessanti? Vi do qualche spunto. Attingete dalle vostre passioni, dalle vostre ambizioni, dai vostri hobby. Senza andare troppo lontano, potreste anche pensare al mondo della scuola, potreste fare un blog in cui raccontate i progetti che fate a scuola, per cui potreste iniziare già a pensarlo in chiave di portfolio di lavoro, in cui andate a chiusura di ogni lavoro per ogni materia a caricare un piccolo resoconto o dietro le quinte di quello che è stato il vostro progetto, andando così a popolarlo man mano di lavori che effettivamente create a scuola, così che è più facile innanzitutto trovare dei contenuti da mettere nel vostro blog. In secondo luogo, forse potrebbe anche essere più facile per voi scrivere qualcosa perché è un argomento che avete ben chiaro, perché sono vostri lavori, vostri progetti su cui avete impiegato tempo e ore. Se volete uscire dal mondo della scuola, vi racconto qualche esempio del passato. Sono stati ragazzi che hanno fatto blog sulla moda piuttosto che su dei film. Quindi sul mondo del cinema, blog sul mondo dei viaggi. Quindi davvero siete completamente liberi di scegliere l'argomento che volete trattare e poi i contenuti che deciderete di inserire nel blog. Ma non mi dilungo troppo e passiamo alla parte un pochino più pratica, quindi da qua provate a seguirmi step by step. Partiamo dall'inizio, quindi dobbiamo andare a cercare questo sito, la homepage di WordPress, questa è la versione italiana, vedete che c'è it.wordpress.com, io l'ho già aperto qua sopra. Questa è la prima schermata, ovviamente noi non abbiamo ancora un account, per cui clicchiamo sul pulsante Crea il tuo sito qua in basso piuttosto che qua in alto e procediamo alla fase di registrazione. Andiamo ad inserire il nostro indirizzo mail, ovviamente potrete inserire l'indirizzo mail della scuola. Oppure, se preferite, usate un vostro indirizzo mail personale, non è un problema. Scegliete adesso un nome utente, quindi il nome utente vi servirà per l'accesso al pannello amministrativo online del vostro blog. Vediamo, Casnati Blog, se esiste, perfetto. E andiamo a scegliere una password. Mi raccomando, segnatevi la password, altrimenti poi dovrete fare il recupero. Se abbiamo inserito tutti i dati, possiamo procedere alla creazione dell'account. A questo punto andiamo a scegliere il dominio, cioè il nome del sito, il nome che vorremmo dare al nostro sito. Fate bene attenzione al passo successivo, per esempio, vado a scrivere Casnati Blog, in automatico lui qua sotto mi propone questi suggerimenti. Come vi ho accennato prima, nonostante WordPress abbia di base un profilo gratuito, ovviamente provano a venderci dei servizi aggiuntivi. In questo caso ci sta dicendo che volendo potremmo comprare questo dominio, questo indirizzo, casnatiblog.com, per soli 18 euro all'anno, piuttosto che questi sono tutti altri casi, 32 euro all'anno, 19 euro all'anno, altri indirizzi. A noi non interessa avere un indirizzo a pagamento. Va benissimo questo qua, quindi il nome che avete scelto, .wordpress.com, che è completamente gratuito. In questa fase vi chiedo di perdere 5 minuti in più prima di proseguire, perché il nome del vostro sito sarà molto importante, soprattutto in chiave di pubblicità, di diffusione del vostro blog, se avrete piacere di diffonderlo. Più il nome è efficace, più la gente vi troverà facilmente e più sarà anche facile per voi spammarlo e pubblicizzarlo ai vostri amici e non. Ovviamente vi anticipo già che tutti i nomi più comuni sono già stati presi. Se io scrivo, per esempio, Marco, vedete che Marco e basta, è già occupato. Lui mi propone già delle alternative, come in questo caso, aggiungendo dei numeri o delle lettere alla parola. Per cui qua so già che ci metterete un po', perdeteci pure tutto il tempo che volete fino a che troverete la combinazione giusta di nome. Io per esempio scelgo questo nome visto che è un test, Casnati Blog,
e andrò a scegliere il profilo, quello gratuito. Quindi il mio indirizzo sarà casnatiblog.wordpress.com. In questa schermata vedete che prova ancora a vendermi dei profili a pagamento. Qua furbissimi hanno messo molto più in piccolino quello che ci interessa a noi, cioè inizia con un sito web gratuito, quindi fate attenzione, è questo il link da cliccare, non dovete pagare nulla, è assolutamente gratuito. Quindi vado a cliccare su inizia con un sito web gratuito, attendiamo la configurazione e tra qualche secondo, eccoci qua, dovremmo essere redirezionati alla dashboard, quella che viene chiamata la dashboard, quindi la home page principale del nostro pannello di controllo del nostro nuovissimo sito che dovrebbe essere subito attivo. Qua vedete che c'è scritto privato, probabilmente perché non abbiamo ancora confermato il nostro indirizzo mail. Quindi, esatto, infatti qua lo scrive in inglese, vedete che ci dovrebbero aver mandato una mail chiedendoci la conferma dell'indirizzo prima di poter attivare e pubblicare il nostro blog. Andiamo subito a controllare. Eccola qua. Come potete vedere è arrivata al mio indirizzo, quindi la clicco. E semplicemente vado a confermare l'attivazione del mio account. Confermando l'attivazione, andiamo un po' a vedere come funziona il pannello di controllo di WordPress. Vi faccio subito una premessa. È molto intuitivo, lo cambiano spesso, non ci sono, come potete vedere, sono 8 milioni di pulsanti e click funzioni. In questo tutorial vi anticipo che non starò qui ad analizzare ogni singolo pulsante, ogni singola funzione, ma cercherò adesso nei prossimi minuti di darvi qualche input per lo startup del vostro blog. Quindi pronti via, far sì che l'indirizzo sia raggiungibile, inizieremo a postare un primo articolo, una prima pagina e poi vi chiederò una cosa molto importante che è un po' il trucco che sta dietro ai casi di successo, cioè il trucco è questo, parola d'ordine, smanettare. Non c'è strada migliore che sbattere la testa, la propria testa contro i problemi, provare a risolverli, insistere, cliccare, sbagliare, fondamentale è sbagliare, però provateci, cliccate, cliccate, sapete che io lo dico sempre, dovete cliccare, provare con la vostra testa, se poi non riuscite, ovviamente sono a vostra disposizione, potete chiedermi tutto l'aiuto che volete, ma vi invito a smanettare e provare il più possibile. Ok, allora innanzitutto una cosa fondamentale da sapere. Andando su questo link che c'è qua in alto, come potete vedere qui mi fa vedere un'anteprima di quello che è il mio sito all'interno del pannello amministrativo. In teoria però, se io copio e incollo questo indirizzo e lo vado a aprire in una nuova scheda del mio browser. Ok, vedete che l'indirizzo è visibile normalmente come se fosse un sito. L'unica cosa per adesso è ancora privato, lo vedevamo qua in alto. Siamo noi a decidere quando lanciarlo, cioè quando far sì che qualsiasi utente vada a cercare il nostro sito lo possa trovare. In questo momento io lo vedo perché ho effettuato il login all'interno del pannello amministrativo. Quindi io lo lancerei da subito, schiacciando il pulsante lancia sito. Ok, qua ovviamente mi sta riproponendo ancora di comprare qualcosa, comprare il dominio. A noi, ricordo, interessa l'indirizzo gratuito, quindi questo è il tuo attuale sito gratuito. Salta l'acquisto, ci piace benissimo. Continua con il sito gratuito, ci piace benissimo. Vedete che stanno provando in tutti i modi a farcelo comprare, ma ripeto, è gratuito e non siamo assolutamente obbligati a comprare nulla. Continua. Il tuo sito è quasi pronto. Diamogli un secondo e dovrebbe attivarsi e soprattutto essere live, quindi visibile assolutamente a tutti. Andiamo a vedere, andando ad aprire un nuovo tab sul browser, lo visitiamo. Ok. Il sito ora è visibile a tutti, quindi se io posso andare a comunicare ai miei amici, andate a vedere casnatiblog.wordpress.com, vi invito a farlo anche voi adesso a casa, se andate su questo indirizzo, troverete il blog attivo e funzionante, visibile da qualsiasi device, smartphone, tablet, computer. Ovviamente partendo da questa base che è customizzata, con la versione template di base, quindi c'è un
non c'è il titolo, non ci sono contenuti, ci sono testi provvisori. Vediamo quindi ora come si fa a personalizzarlo. Ok, come vedete qua sulla sinistra abbiamo il menu principale che si divide in diverse sezioni. Quindi menu sito, che è quello dove andremo a creare pagine, articoli e contenuti vari, quindi la sostanza che andrà a finire nel nostro blog. Il menu design, che ci permette di modificare l'aspetto del nostro blog, quindi dopo vi farò vedere, potrete andare a rivoluzionare completamente il layout, la struttura, l'apparenza del vostro sito. Il menu strumenti, questo qua vi anticipo già che non lo utilizzeremo, non ve lo farò utilizzare, questi sono componenti avanzati e gestione avanzata del blog. Il menu gestione, che ci interessa più che altro da subito per poter fare una modifica fondamentale al nostro sito che non abbiamo ancora fatto, cioè andare a modificare il titolo del sito. Vedete che attualmente si chiama titolo del sito. Andiamo a cliccare su impostazioni. Qui andiamo a personalizzare il nome del nostro blog, per intenderci quello che compare qua in alto, nel tab del vostro browser. Nel nostro caso lo chiamiamo Casnati Blog. Addirittura possiamo mettere uno slogan, quindi un sottotitolo, Centro Studi Casnati. Ci riepiloga qua sotto il nostro indirizzo, ci dice che il nostro sito è in italiano e ci dice che il nostro sito è pubblico, visibile a tutti. In qualsiasi momento, eventualmente, possiamo decidere di rimetterlo privato. Salviamo le impostazioni. Salvate le impostazioni per vedere subito la modifica. Torniamo di qua, aggiorno la pagina. Vedete che il titolo si è aggiornato in tempo reale. Ok, vado a subito farvi vedere quelle che sono le due sezioni fondamentali per poter gestire il vostro blog, cioè le pagine e gli articoli. E soprattutto vi spiego la differenza tra uno e l'altro. Allora, pagine sono quelle che vedete qua sopra, quindi blog, contatti e informazioni. Per farvele visualizzare, ve le faccio vedere all'interno del vostro blog. Sono queste qua sopra. Quindi, andando in ogni pagina, questo è il contenuto che ci è stato messo. Quindi, ogni pagina ha già un contenuto preimpostato che noi potremo andare a personalizzare. Quindi le pagine, giusto per farvi un esempio, è per esempio la pagina informazione, la pagina About Me, dove andrete per esempio a descrivervi. Vi ricordo che ogni blog è gestito da una o più persone, normalmente una persona, e quella persona che gestisce il blog si presenta, parla di sé, racconta un po' la genesi che c'è dietro al blog. Quindi vi faccio subito un esempio con questa pagina, proveremo ad andare a personalizzarla e mettere un contenuto personalizzato. Quindi non serve altro che entrare nella sezione pagine, la pagina informazioni e la andiamo a modificare. Ok, vedete che la modifica è live, quindi la possiamo modificare come se fossimo direttamente nella pagina. Quindi andiamo a modificare per esempio il titolo, About Me. Di Casnati e qua mettiamo il nostro testo a caso. Ok, la foto, anche qui, questa è la foto che già c'è, la possiamo tranquillamente sostituire caricando un'immagine o un indirizzo piuttosto che dal nostro computer, o piuttosto che la possiamo tranquillamente cancellare rimuovendo il blocco. In questo caso io la tolgo. Finite tutte le nostre modifiche, anche qui poi ci sono tutta una serie di altre impostazioni che vi invito a provare voi stessi. Andiamo a aggiornare, quindi salvare la nostra pagina. Aggiornamento in corso, vado sul mio sito, aggiorno la pagina. Come potete vedere, la pagina si è aggiornata in tempo reale. Tutte le pagine, quindi torno di qua, le potete mantenere o le potete eliminare, quindi la pagina contatti non la volete, la potete eliminare tranquillamente. Spostamento del cestino in corso, vado di qui, aggiorno la mia pagina e la pagina dei contatti sparisce. Voglio crearmi una pagina personalizzata, nuova pagina, attendo il caricamento, vado a scegliere il layout che vorrò dare alla mia pagina, quindi l'impostazione di base. Voglio per esempio che la mia pagina sia bianca, quindi sia vergine.
utilizza, aggiungi titolo, facciamo, chiamiamola test, un test a caso, pubblica, ok, attendiamo il caricamento, vado ad aggiornare il mio sito e ovviamente non compare. Non compare perché vi farò vedere poi dopo come fare a personalizzare questo menu che c'è qui in alto, quindi come facciamo a aggiungere e togliere delle voci rispetto a quelle che erano previste standard dal tema originale. Quindi torniamo invece per adesso un secondo sul panel amministrativo, vi faccio vedere invece cosa sono gli articoli e come fare a gestirli. Gli articoli sono il cuore del vostro blog, quindi il contenuto fondamentale, quello che per intenderci in questo template è presente qui in basso. Questi tre sono i tre articoli di esempio che sono stati creati all'interno di questo blog. Perché dico che sono il cuore? A differenza delle pagine in cui nel vostro blog mi aspetto di trovare una pagina su di voi, quindi su un about me piuttosto che informazioni, e se proio volete una pagina di contatti, ma i contatti li potete tranquillamente mettere nella pagina about me, gli articoli invece mi aspetto di trovarne molti, diversi. Se fate un blog sui viaggi, mi aspetto di trovare un articolo su viaggio a Barcellona, viaggio in Puglia, viaggio in Sardegna, viaggio in Thailandia, viaggio in Australia e così via. In questo caso, i tre articoli di esempio li possiamo tranquillamente cestinare tutti e tre. Vedete che se adesso andiamo ad aggiornare il nostro blog dovrebbero scomparire, infatti, e andiamo a crearne uno nuovo. La creazione è sempre in modalità visuale, quindi come avete visto le pagine, semplicemente vado a mettere un titolo, un testo, e vado a schiacciare il tasto pubblica. Tra le varie impostazioni che erano comparse qua sotto, per esempio, c'era la possibilità di tenerlo in bozza, quindi potete iniziare un articolo e pubblicarlo quando sarà finito. In questo caso l'ho pubblicato immediatamente, quindi torno sul mio blog, aggiorno e l'articolo vedete che compare immediatamente direttamente sulla home page, quindi è direttamente disponibile all'interno della home page. Lo posso trovare anche all'interno della sezione blog, vedete qua c'è il riepilogo di tutti gli articoli, in questo caso ce n'è solo uno, l'autore dell'articolo e la data in cui è stato postato. Torno sulla maschera di modifica articolo, qua posso ovviamente andare ad aggiungere altri blocchi, immagini, personalizzarlo nei contenuti e nella forma. Torniamo alla sezione amministrativa e vi faccio vedere l'ultima cosa generale, giusto per darvi l'ultimo input e poi vi lascerò smanettare autonomamente. La parte di personalizzazione del design, quindi dell'apparenza del vostro blog. Vedete che il menu design è diviso in due sezioni, personalizza e temi. Personalizza ci fa personalizzare a livello grafico il tema che è attualmente caricato sul sito. Temi invece ci permette di modificare completamente il template grafico del nostro blog. Vi faccio subito un esempio. Vado su temi. Questi sono tutti i temi disponibili, vedete che sono tantissimi. Volendo si possono anche filtrare qua sopra. Ovviamente, come al solito, vi consiglio di filtrarli per tipologia gratuito. Mi raccomando, non comprate nulla. Ci sono dei temi bellissimi gratuiti. Per esempio, vengo attratto dall'impostazione di questo tema, lo posso cliccare, qua mi fa un'anteprima veloce di come potrebbe essere strutturato e se mi piace, se potrebbe funzionare, qua in alto c'è il tasto attiva questo tema. Per avere un'idea un pochino più specifica di come si applica questo tema al nostro blog possiamo addirittura avviare una demo live, però tanto non ci costa niente, è gratuito, possiamo già subito attivarlo. Lo attiviamo.
Diamogli il tempo di caricare e vedrete che visualizza il tuo sito. Si è modificato, ma leggermente, perché? Perché i temi hanno, soprattutto quelli gratuiti, hanno un effetto, quindi vedrete un cambiamento radicale solo quando andrete a popolarlo, di contenuti. Quindi in questo caso io, avendo solo un articolo, avendo lasciato il blocco di default qui, più utenti di voi avranno notato leggermente il font modificato e la disposizione leggermente diversa della parte in alto. Per notare dei cambiamenti più sostanziali sulla struttura del nostro blog, l'unico modo è, prima di concentrarci sul layout, provare a caricare almeno due, tre, consiglio è un minimo di tre articoli, anche demo, anche con un testo a caso, giusto così, per provare con testo, immagini, titolo, così da avere un effetto un pochino più completo riguardo al cambiamento del layout. Vi farò poi un altro video tutorial dedicato proprio specificamente a questo argomento. Velocemente in chiusura vi faccio vedere la personalizzazione del tema, che è quella su cui sicuramente potrete avere degli effetti un pochino più visibili e tangibili da subito. Andando alla voce personalizza, non si fa altro che entrare sempre in modalità live visuale direttamente sul layout del nostro sito. E da qui possiamo andare a modificare direttamente delle sezioni. Esempio. Qua sopra il titolo. Quindi tasto di modifica, live, posso andare a modificare immediatamente il nostro titolo. Lo slogan, salvo. Altra cosa che posso fare sempre da questo, scusate, menu personalizza. Per esempio, posso andare a modificare l'identità aggiungendo un logo. Vedete che seleziona logo, mi permette di caricarlo dal mio computer. Anche qui dedicheremo un tutorial dedicato alla creazione veloce di un logo in Photoshop. Salviamo il file JPEG sul computer e lo carichiamo sul nostro sito, così che al posto della scritta banale qua in alto ci sia un'immagine rappresentativa del nostro blog. Nella voce menu primario, vedete che ci sono le voci di menu qua in alto, sono le stesse che compaiono qui. Possiamo ovviamente andare a personalizzarle e ad aggiungerle. Andiamo per esempio ad aggiungere la pagina di test che abbiamo creato prima e che non era presente all'interno del menu di default. Vedete che è stata aggiunta. Possiamo modificare addirittura anche l'ordine del menu. Vedete, se volessi mettere la pagina blog prima di home, è sufficiente con il drag and drop. Lui modifica live l'apparenza del menu. Addirittura possiamo creare delle sottopagine. Vedete che se indento, cioè sposto verso destra una pagina, lui mi va a creare un sottomenu con quella pagina. Quindi tutto molto visuale, molto intuitivo. Le altre voci di menu, anche qui vi chiedo di provare a smanettare e provare a cliccare, giusto per capire un po' tutte le varie potenzialità. Però davvero qua potete fare il mondo. In chiusura, vi ricordo, parola d'ordine, smanettare, mi raccomando, se avete dubbi o problemi sono qui. Grazie.